Francesco. The Louis Vuitton Cup is now over, and I think it's time to present the cup to the winner. So please, Patrizio and Francesco. Nel 1851 una nave diversa dai Clipper che fino allora si erano contesi la supremazia sui mari attraversò l'Atlantico per realizzare il sogno del New York Yacht Club, battere lo squadrone reale. È lo schooner America che in prossimità delle coste britanniche improvvisa un testa a testa con il Live Rock, battendolo. Gli inglesi accusano il colpo, sono umiliati. Gli americani centrano il primo obiettivo di mostrare la loro superiorità nel costruire navi. Nasce così una corsa che vede al via 14 yacht inglesi contro America, che con una brezza di 5 nodi sceglie una rotta sottocosta e domina gli avversari, conquistando la coppa, forgiata dall'argentiere della regina per 100 guinee. Per 132 anni la Coppa America rimane nella teca del New York Yacht Club, poi nel 1983 Alan Bond la porta in Australia, e nel 1995 Peter Black in Nuova Zelanda. Aotearoa, la terra dalla lunga nuvola bianca, come chiamano i Maori a Nuova Zelanda, è un'isola con paesaggi che vanno dalle foreste pluviali alle catene alpine e climi che variano dal semitropicale al preantartico, situata dalla parte opposta del globo rispetto all'Italia. È qui che si sono trasferiti per sfidare Black Magic 11 consorzi, 5 americani, 1 giapponese, 1 svizzero, 1 francese, 1 australiano, 1 spagnolo e 1 italiano. Sì, tu padre, la guida sicura di questo mirabile scafo e del suo equipaggio. Sono 25 i membri dell'equipaggio italiano riuniti a Punta Ala per i primi allenamenti. Al timone c'è Francesco De Angelis, il tattico è il brasiliano Torben Grael. Le barche sono due, progettate da German Frerse e da suo figlio, affiancati da Doug Peterson e David Egan. Molto simili, sono lunghe fuori tutto 23 metri 80 centimetri, larghe 4 metri circa, vita 48 è leggermente più stretta, pescano 4 metri e mezzo e danno una stazza di 24 tonnellate. La velatura in bolina è di 364 metri quadri, in poppa di 730 metri quadri. Ringrazio tutti i presenti di questo varo, di questa giornata che è la prima di una lunga sfida. È una primavera rigida, quella in cui si consumano gli ultimi preparativi. Ma la necessità di preservare da occhi indiscreti le soluzioni tecniche adottate per le appendici di Luna Rossa impone qualche sacrificio. Ogni giorno lo stesso rituale. Le barche vengono calate in acqua e armate per provare il campo di regata. Difficilissimo. San Diego è stato un luogo dove il vento 95% del tempo
era da 9 a 13 nodi, un range molto stretto. Invece qua possiamo avere 6 nodi un giorno, 26 nodi il prossimo giorno o 6 e 26 nodi nello stesso giorno. Qui se sei forte da 9 a 13 vincerei magari quelle gare lì, però qualcun altro sarà forte da 18 a 22 nodi e lui vincerei quelle. Per il primo round robin, che assegna un punto a regata su un percorso ridotto a due lati di bolina e due di poppa, Francesco De Angelis sceglie Ita 45. Started as fast 2000 from Switzerland up against Prada of Italy out to the right. Si comincia contro Bieppi, si finisce contro Abracadabra con lo stesso risultato, 10 vittorie. La più larga, 14 minuti e 43 secondi, con Young Australia. Le più sofferte con Young America, 10 secondi, e America One, 31 secondi. Prada has extended their advantage, coming down to the line, and Prada takes the gun to beat Fast. Ma le prime vere emozioni, le prime apprensioni arrivano da un'errata manovra dell'equipaggio italiano nella regata contro i giapponesi di Nippon. Francesco, invece di assecondare la discesa dello Spinnaker, poggiare in modo tale da nasconderlo dietro la randa, orza ancora un po' di più, per cui lo Spinnaker si allontana dalla barca. Si vede il tailer molla le scotte, per cui la bugna dello Spinnaker va verso il mare e si allontana ancora di più dalla barca, si gonfia ancora più d'acqua e a questo punto non c'è niente da fare. Stone dead. And they've lost a man overboard. Look at midships. They're getting him aboard. Abbiamo avuto una manovra un po' complicata e niente, insomma, non abbiamo fatto un giro di boa impeccabile. Lo stesso errore, con conseguenze più spettacolari, qualche giorno dopo lo commette anche l'equipaggio spagnolo. Oh, there's a man gone overboard from Spain. Antonio Pereiras has gone swimming. Spanish può proseguire la regata perché il regolamento, modificato, le consente di recuperare l'uomo caduto a mare attraverso il tender. Molto più sofferta la decisione di Nippon di proseguire la regata anche dopo il drammatico incidente. Ma è proprio il malcapitato membro dell'equipaggio giapponese ad incitare i compagni ad andare avanti nonostante avesse riportato la frattura della mandibola e del setto nasale e la perdita di 7 denti. La prima delle sfide infinite con America One è caratterizzata da una serie incredibile di inconvenienti tecnici, identica alla meccanica dei primi due occorsi a Luna Rossa. L'improvviso sganciamento di un moschettone dello Spinnaker sembra consegnare la vittoria a Paul Cagliari. L'equipaggio italiano reagisce prontamente, ma qualche minuto dopo ripiomba nello sconforto. Something's gone wrong aboard Prada. What's happened? Oh no! No! Can you believe it? The sheet's gone again. Dopo un entusiasmante duello di strambate, Luna Rossa si presenta in vista della linea d'arrivo vicina ad America One, ma non abbastanza probabilmente per batterla senza l'aiuto della fortuna. Fortuna che si manifesta con la rottura dello Spinnaker verde di Paul Cagliari. It's a blowout aboard America One. Can you believe it? Parecchie barche hanno avuto degli inconvenienti e tutti quanti stanno lavorando per risolverli, anche se forse il sistema migliore sarebbe quello di fare i nodi come si faceva una volta alle bugne delle vele, però insomma sono degli incidenti che succedono in queste fasi iniziali, ma che col passare del tempo non si verificheranno più, immagino. Thank you.
Da 10 anni vive a Milano con Corinna e i figli Paolo e Pietro, ma Francesco De Angelis è nato sul mare di Napoli, su quel golfo alle pendici del Vesuvio dove ha imparato a navigare. Il padre Paolo era iscritto al prestigioso Circolo Italia ed è qui che Francesco ha iniziato ad amare la vela, a misurarsi con il mare, sotto le abili cure del suo affettuoso maestro e l'occhio attento del suo primo e unico direttore sportivo. All'epoca che ci stava anche mio padre qua, e l'abbiamo visto nascere nel mondo della vela. Ha iniziato con i ragazzini come lui, e lui aveva 14 anni, 15 anni. Francesco, quando è venuto al Circolo Italia nel 1963 era un ragazzino, però non avevamo capito ancora bene che cosa poteva diventare. Poi ha cominciato col Flying Junior. Mi mostrò subito che sapeva farci con la vela. Però la cosa bella fu quando lui, invece di fare il prodiere, perché era lungo, leggero, e come gli scelse di fare il timoniere col fin. Si è capito subito che il ragazzo era nato timoniere, non manovratore, per una ragione molto semplice, che innanzitutto non condivideva, e mi sembrava giusto, e mi sembra tuttora giusto, gli ordini che riceveva dalla poppa, e poi perché si moriva anche di paura. 5 titoli mondiali, una Admirals Cup vinta nel 95, 2 titoli europei e 9 italiani. Dal 97 è su Luna Rossa. È un carattere un poco difficile, però è perfetto. È il più inglese dei timonieri napoletani e è il più napoletano dei timonieri inglesi. It's Prada coming down to the line and Luna Rossa, Francesco De Angelis has beaten... Nel secondo round robin il percorso diventa quello definitivo con 3 lati di bolina e 3 di coppa. In palio ci sono 4 punti, a regata, in acqua la stessa barca, Ita 45. È importantissimo battere questa barca, è fondamentale in questo momento della regata. Siamo al secondo round robin, bisogna far valere la propria capacità sia dal punto di vista delle partenze sia dal punto di vista della velocità della barca. Cioè bisogna abituarsi a vincere e questa è la difficoltà forse dell'America's Cup. Una sconfitta deve essere un caso e invece bisogna abituarsi appunto ad arrivare sempre davanti. Luna Rossa vince anche la seconda sfida con American One, dimostrandosi una barca all-round, competitiva sia con vento debole che con vento forte. E dimostrando di avere un pozzetto affiatato e un tattico dalle intuizioni geniali. Il vento continuava a oscillare e c'erano delle zone con l'intensità maggiore. Nella poppa, soprattutto da dietro, sono scese delle raffiche per cui lui ha potuto recuperare, soprattutto nella prima poppa. Però insomma, abbiamo battagliato e ci siamo difesi. Scelte strutturali azzardate, spinte al limite, finiscono invece per penalizzare irrimediabilmente il consorzio più prestigioso, il New York Yacht Club, che su un'onda anomala vede infrangersi il sogno di riconquistare la Coppa America. E questa è l'onda, appunto la barca si alza, batte violentemente sull'onda successiva e a questo momento appunto avviene la rottura della barca. Corre immediatamente la barca assistenza, ecco gli effetti di quella onda e soprattutto gli effetti del danno strutturale. I primi si tuffano già in acqua. Of One Australia on the 6th of March 1995. Per il momento non c'è niente da fare. Si aspettavano chiaramente l'affondamento immediato come avvenne nel 95 per One Australia. Non c'è stato il tempo per aver paura. Sembrava che la barca si stesse spezzando e allora l'equipaggio l'ha abbandonata. E arriva il giorno della prima sconfitta di Luna Rossa. C'è poco vento e quel poco che c'è ruota in continuazione. Il cielo plumbeo minaccia pioggia e incombe sul campo di regata un'impenetrabile foschia. Tramba, perché si vede sulla destra del lato di gara il cielo sempre più scuro, quello vuol dire il groppo è in arrivo. Il groppo di vento, sicuramente ci sarà anche un salto di vento e in questo caso appunto dalla direzione che arriva il salto di vento si può trarre vantaggio.
dopo pochissimo, 10 secondi neanche, stramba anche Star and Stripes e si porta sottovento alla barca italiana. A questo punto il vento comincia a ruotare, favorisce di più la barca americana. Noi abbiamo girato davanti la boa di Bolina, poi nella poppa c'è stato un temporale molto forte, per cui la visibilità era abbastanza ridotta e non abbiamo localizzato bene la boa di poppa. Gli americani ci hanno superato in questo lato, sono rimasti davanti e non abbiamo poi più avuto opportunità per superarli. Il vento continuava a saltare, quindi continuavano a spostare le boe del percorso e molti dei lati erano dei lati dritti, quindi non abbiamo più avuto opportunità per rientrare. Chi va per mare deve sapere che tempo troverà. I sistemi usati dai vecchi marinai hanno lasciato il posto alle nuove tecnologie che permettono di conoscere lo stato del vento e delle onde, ma anche la loro evoluzione. Al centro dei campi di regata, nel Golfo di Arachi, l'Istituto Niwa ha piazzato una boa di rilevamento che invia dati utili a tutti i team dell'America's Cup. The America's Cup was a good opportunity. Questa manifestazione ci dà l'opportunità di verificare le nostre strutture per le informazioni specifiche sull'altezza delle onde e la velocità del vento, ci spiega la DUR. Per mettere in piedi questa struttura, 2 anni fa abbiamo cercato degli sponsor ed inoltre, in America One, abbiamo trovato il primo sindacato disposto a pagarci. Il team New Zealand, prosegue Georgina Durr, è rimasto molto contrariato dal fatto che non gli abbiamo offerto il servizio gratuitamente, dunque ora sono gli unici a non usufruire dei dati della nostra boa. La maggior parte delle barche, aggiunge McDavid, hanno un loro meteorologo, una persona che cerca di capire quando e quali saranno i prossimi cambiamenti. Quello che noi possiamo fare è fornire loro ulteriori informazioni, così da sapere se nella regata sarà meglio andare più a destra o a sinistra, ad esempio. Per il terzo round robin, quello decisivo, dove ogni regata assegna 9 punti, Francesco De Angelis sceglie Ita 48, leggermente più stretta e destinata a fornire prestazioni migliori in condizioni di vento debole, quello che si pensa debba caratterizzare l'ormai prossima estate neozelandese. In realtà il tempo si conferma fortemente variabile, ma l'una rossa è comunque vincente, anche se non riesce a trasmettere le stesse piacevoli sensazioni della prima barca. Alla fine le vittorie sono 8, ma grande parte alla dea bendata, che ferma la barca francese Le Défi per una rottura del tangone, mentre è a soli 20 secondi dalla barca italiana e quella americana di Stars and Stripes ancora prima del via per il cedimento della coperta. Mentre le due sconfitte mettono ad uno il punto debole dell'equipaggio italiano, la partenza, anche se con America One a tradire De Angelis è forse un eccesso di confidenza. Vira a mole dritte, tutte le due barche sono a mole dritte, accelera l'una rossa, si porta sottovento, leggermente sottovento alla barca di Paul Caillard, cerca di spingerlo sulla linea, vuole farlo uscire dalla linea, vuole anticipare appunto la distanza, perché con un 23 c'è tantissima strada da fare. Ecco che si avvicina e qui avviene proprio il fattaccio, c'è l'incidente poi che dà la penalità alla Luna Rossa. Ha calcolato male le distanze, il poliziere era sullo strallo, non era sull'estrema prua per calcolare la distanza dalla poppa dell'avversario. Da quell'incidente in avanti abbiamo continuato, volevamo partire sul lato destro, abbiamo preso il lato destro e da lì siamo rimasti davanti tutta quanta la regata. Siamo vicino alla boa di Bolina, il distacco è aumentato tantissimo, qui sì. Forse ci sarebbero i termini per appunto adempiere alla sì, penalità, sì. Decisamente sono più di 30 secondi, per cui ci sarebbe appunto la possibilità di farlo in questo momento. Non si sa mai, mancano appunto ancora 2 giri alla conclusione della regata, ci sarebbe la possibilità di fare la penalità, decide di non farla, infatti Issa lo spinnaker forse vuole prendersi un margine più cospicuo per fare la penalità. Fino a metà della poppa erano abbastanza sicuri di avere il tempo per riuscire a fare la penalità,
solo che c'è stato un calato un po' il vento, c'è stato un salto di 20 gradi alla fine, per cui quello ci ha tagliato, un po' la distanza tra due barche, non siamo riusciti più a fare la finalità. Senza attenuanti invece la partenza con Nippon, al timone della quale Peter Gilmore si conferma il migliore nell'interpretare il match race. A questo punto vira Francesco De Angelis dopo essere passato appunto controvento, lo segue immediatamente Nippon e contro virata immediata di Luna Rossa, a questo punto ha le mura a dritte, deve fare una manovra incredibile Nippon per schivare la barca italiana. A questo punto sicuramente poteva esserci un intervento del giudice, perché Francesco De Angelis ha dovuto tenere la rotta, anzi non ha potuto completare la virata proprio perché aveva davanti la barca giapponese. Comunque bandiera verde. E lui come stile è sempre molto aggressivo, diciamo, nella prima parte della partenza ha giocato in difesa e c'è stato appunto, dovevo solo prendere io quello che già c'era fatto, ho cercato di fare un po' troppo. Due secondi, a questo punto può virare tranquillamente Nippon e prendere la boa tranquillamente, l'avversario deve passare sulla sua poppa e può virare anche lui per la partenza. È la terza sconfitta per Luna Rossa, che entra comunque in modo trionfale nelle semifinali in compagnia di tre barche americane, America One, Star and Stripes e America True, di una francese Le Défi e di una giapponese Nippon, mentre rimane fuori la temuta Young America, tradita da un sottile intrigo dei consorzi statunitensi. Meanwhile, proud to get their 26th win and stay at the top of the table. Il cielo comincia a splendere e schiarisce e arriva il momento in cui si alza il nuovo sole. Con queste parole i Maori salutano l'alba che arriva. E così saluteranno anche l'alba del 2000, con una cerimonia alla quale assisteranno le oltre 100.000 persone che arriveranno a Gisborne, prima città al mondo a vedere il sole del nuovo millennio. I Maori verranno dal mare con le loro barche in legno. E tra loro ci saranno anche i guerrieri che intoneranno un'aca molto simile a quella che gli All Blacks cantano prima degli incontri di rugby. Da questa spiaggia, ci spiega Mike Coyle, coordinatore del gruppo Operazione Millennium, centinaia di telecamere riprenderanno l'alba. Sulle spiagge e nei locali verranno consumati migliaia di litri di champagne, vino e birra. Un problema che preoccupa chi dovrà controllare l'ordine pubblico e che invece non può che far piacere ai padroni dei pubs, come questo molto originale alla periferia di Gisborne. Fra le migliaia di oggetti anche una Coppa America fatta con vecchie teiere e accanto una mappa che illustra come sarà il mondo del futuro secondo la teoria di uno studioso. Gli oceani faranno scomparire molte terre, quasi del tutto l'Europa. Ma alle catastrofi nessuno vuole pensare. In semifinali sei consorzi devono affrontarsi per due volte secondo la successione stabilita dal sorteggio e 48 ore prima del via devono scegliere la barca. De Angelis si affida a Ita 45, quella dei primi due round robin. Cagliarda usa 61, che non ha ancora mai provato. Un jumbo della Evergreen proveniente da Honolulu atterra all'aeroporto internazionale di Oakland. A bordo l'equipaggio e tre passeggeri, uno dei quali molto ingombrante. Si tratta della seconda barca del team America One. C'è molta attesa anche per cercare di scoprire le novità del nuovo scafo. Finalmente ecco apparire la sagoma di America One come una sorta di parto del mastodontico jumbo. La barca non riesce a venire fuori e per lungo tempo rimane come un'enorme lingua appesa alle fauci del grosso uccello d'acciaio. Quello che impressiona maggiormente è l'enorme dispendio di uomini e mezzi per trasportare questa barca. Vengono alla mente pensieri che rischiano di apparire demagogici.
Dopo ore di lavoro, la nuova creatura di Paul Caillard esce dalla prigione volante e una volta libera può finalmente raggiungere il suo habitat naturale. È partita col piede giusto, Luna Rossa ha battuto America True, si è portata via questo punto, un punto molto importante anche perché psicologicamente si inizia vincendo. E una lunghezza più avanti, Star and Stripes, ha rotto il van, credo, Luna Rossa. Si è sganciato il braccio dalla varea, cioè dalla testa del tangone. Non compromette nulla, naturalmente, questa probabile sconfitta. Oscillations in speed and direction here. High drama. Prada has broken their mask. E questa è la conseguenza appunto di un cedimento strutturale. Bandiera, bandiera! Penalità al blu, porca miseria! Due penalità. Aia, accidenti, brutta situazione. Il vento forte esalta Star and Stripes, la rottura dell'albero dà via libera ad America One, la finale della Louis Vuitton Cup si allontana e sembrerebbe addirittura svanire quando i giudici infliggono una doppia penalità a Luna Rossa nella regata contro le Defeat. Invece l'equipaggio italiano reagisce, non ci sta, e smaltita subito come da regolamento la prima penalità si lancia a caccia dell'avversario. È il momento più esaltante. Da cercare o di dare una penalità loro. Sì, pareggiare le penalità sicuramente questo è quello che bisogna fare nella prossima poppa o nella rimanenza appunto di questa bolina. Manovra ancora Luna Rossa, vuole fare assolutamente manovrare l'avversario, vuole costringerlo all'errore e non ha la velocità che gli consenta di avvicinarlo semplicemente perché la barca lo asseconda, bensì deve compiere un errore di manovra il francese per essere avvicinato da Luna Rossa in questo momento. Rivira e va a caccia dell'avversario Luna Rossa che ha prolungato sulla sinistra le Defi, non ha voluto ingaggiare, probabilmente ancora disordine a bordo, non riusciva a virare appunto, oppure intende navigare sul lato sinistro del percorso, sa che ha vantaggio una penalità, anche se Luna Rossa passasse davanti, standogli vicino nell'ultima poppa, non gli concederebbe lo spazio e soprattutto il tempo per compiere la manovra e vincere la regata, per cui se la prende con calma, non vuole fare errori che compromettano la velocità della sua barca, vuole assolutamente manovrare al meglio, non mette in difficoltà l'avversario Bertrand Passet. Ha guadagnato bene Luna Rossa, si è visto quasi filare di prua alla barca francese, vedremo se è un'immagine schiacciata oppure... Sì, infatti poggia, mi pare, Bertrand Passet. Poggia, sì, va a poggiare già davanti Luna Rossa. Va a virare sulla prua dell'avversario. Bravo. Ha messo il tangone, quindi no. Ho paura di no. Viste le ultime immagini, appunto si è visto Paolino Bassani con Max Sirena che stavano preparando. Pareva che, esatto, stesse manovrando col tangone, appunto. Quindi... È possibile che ci abbiano messo. La può fare lo stesso, eh. Sì, perché sì, con certo. Il tangone a prua la può fare lo stesso. Eccola, la fa. Vai Francesco, vai, fai girare questa barca, vai, vai. Bordo, andiamo. Vai, davanti, è davanti. Bellissimo. Benissimo, ha fatto veramente bene. Seconda, in seconda, eh? Ha perso pochissimo, sono sicuro che ha perso pochissimo. Orgio Francesco, vai, fai andare la barca al massimo. Cambio!
dalla grafica. Il percorso, vedi, già sulla, oltre alle linee francese, andrà a guadagnare ancora Francesco. Vai, vai! Le Defi alla fine è piegata per 18 secondi e tra un rinvio e l'altro per le bizze del vento, Nippon, America True e la stessa Star and Stripes non costituiscono un problema per Luna Rossa, ma contro America One, De Angelis, pressato alla seconda boa di Bolina, commette un errore e subisce una penalità. Il finale di regata è incandescente. De Angelis cerca di restituire la penalità all'avversario. Caillard le prova tutte per far saltare i nervi all'equipaggio italiano. Sarà importantissimo appunto rompere questo ingaggio, andare a manovrare, perché il vantaggio naturalmente è per Caillard, che potrà strambare per primo. Sono sempre pronti i prodieri sulla prua di America One, in ogni momento può chiamare la strambata, ma ha tutto l'interesse a rimanere in questa posizione. Caillard lo porterà lontano sulla destra del percorso per poi andare verso il traguardo e potrà strambare per primo. Dovrà aspettare Luna Rossa per non prendere appunto i rifiuti dell'avversario. È più veloce che Caillard in questa posizione. L'ultimo ingaggio veramente determinerà la vittoria di questo, di questa sfida bellissima che si è riaperta in modo fantastico nell'ultima bolina. È una situazione di pericolo questa qua, una situazione pericolosissima perché per siamo pure a sinistra. Forse riesce a passare sulla prua dell'avversario. È passata, ma bisogna vedere l'arbitro, potrebbe dare un'altra penalità a Luna Rossa. Adesso deve ristrambare. Ristramba subito. Bravo. E mura dritta. Sì, è per questo che vuole farsi da noi. Bene, osa. Di nuovo. Cerca di battaglia, di nuovo. Cerca di farlo sbagliare. Deve fare penalità. Sarebbe un'ingiustizia grave, almeno avere una penalità per uno. È un peccato, diciamo, quando ogni volta che c'è stata una decisione arbitrale c'è sempre andata contro. Fino adesso sono i fatti e purtroppo c'è l'amaro perché si poteva prendere il punto e devo dirla, cioè è stato negato per una decisione arbitrale che adesso voglio vedere come riusciranno a spiegare, poi il resto sono considerazioni che faremo dopo. Domani abbiamo un'altra regata a commentare. La sconfitta con Paul Caillard e il sorprendente comportamento di Star and Stripes, che contende a Luna Rossa il passaggio alla finale, rendono ancora una volta determinante il confronto con i francesi di Le Defi. E una regia occulta regala colpi di scena a favore prima di Le Defi, problemi con lo spinnaker per Luna Rossa, e poi di Luna Rossa, con il boma di Le Defi che tocca l'acqua e lo spinnaker che si strozza a caramello. Just impossible to get their speed on. The Italians have really gotten one out of that. Luna Rossa alla fine ha vinto proprio per un pelo, ci siamo rimasti tutti quanti col fiato sospeso fino a che Luna Rossa non ha tagliato la linea di arrivo. Una bellissima regata, una regata che ha messo la frusta ai nostri. Per Luna Rossa c'è ancora un cammino in salita. Luna Rossa domani dovrà assolutamente vincere con Nippon per poi incontrare in una secca giornata, in una secca regata, cioè una regata sola, Stars and Stripes. È così che è stato accolto dal team Prada Paul Caillard al suo rientro dalla regata di oggi, quando dopo le dichiarazioni alla televisione neozelandese ha detto che è stata una regata dura, che Star and Stripes ha meritato, che lui ha fatto il possibile per vincere, e invece noi abbiamo visto tutti hanno visto che è stata una messa in scena, una commedia, una commediola, diciamo, una commedia che ha fatto in modo che Star and Stripes prendesse questo punto, in maniera che possa domani, col punto che gli regalerà
è evidente anche America True raggiungere Prada a 7 punti e poi giocarsi lo spareggio. Ma mentre Luna Rossa prepara lo spareggio con Dennis Conner, ecco l'ennesimo colpo di scena. America True, che sembrava in un primo momento addirittura intenzionata a non gareggiare, come aveva fatto peraltro al termine del terzo round robin, scelta che era costata l'eliminazione a Young America, decide di scendere in acqua e, complice un vento debole poco propizio a Star and Stripes, vince. Dennis Conner torna a casa, mentre l'equipaggio di Luna Rossa può festeggiare. È in finale della Louis Vuitton Cup. La spedizione di Prada ha portato ad Oakland oltre 100 persone tra membri dell'equipaggio e personale tecnico-logistico. A loro seguito anche alcuni familiari, mogli e figli, che non hanno voluto lasciare soli mariti e papà. È come una piccola comunità quella che si è stabilita qui ad Oakland. La giornata tipo comincia al mattino presto. Prima la colazione, poi, mentre i padri partono per le regate, le madri accompagnano i bambini a scuola. Per i più piccoli c'è la Bayfield, nel quartiere Herne Bay. Alcuni giovanissimi volontari, muniti di casacca e bandierine, fungono da poliziotti e aiutano i coetanei ad attraversare la strada. Hanno un ottimo spirito di adattamento, quindi... E poi la scuola è molto più divertente qui in Nuova Zelanda rispetto alla scuola in Italia. Prima delle lezioni c'è il tempo per qualche minuto di svago. Marco, il figlio del brasiliano Torben Grail, tattico di Prada, mostra una vitalità incredibile. Marco, come stanno andando gli studi? Bene, prima da un po' male perché ci dovevo fare gli studi di Brasile, allora era più difficile, non ci potevo giocare molto, però da ci è migliorato. Ti piace Ronaldo? Sì. Assomigli un po' a lui, lo sai? Poco. Lo sport di tuo padre invece non ti piace? Sì, però cosa mi piacerebbe fare di più è da ingegnere. Mi piacciono più da fare le barchette. Dopo tanta segretezza cadono finalmente i veli e si scoprono le appendici delle barche rimaste in gara. Diventano di dominio pubblico le scelte legate al bulbo, alle alette e al timone. Scelte che per America One e Luna Rossa sono definitive. Non potranno essere modificate da questo momento fino alla fine della Coppa America. Diverso il discorso per i neozelandesi, detentori della Coppa, che oltre agli altri vantaggi si riservano anche quello di ulteriori possibili modifiche. La curiosità è comunque tanta. La gente si accalca, scattano i flash, ma solo un esperto è in grado di cogliere le sottili differenze tra un bulbo e l'altro. Luna Rossa 1 è più agile nel manovrare rispetto alla 2 e per cui ha scelto questa eventualità Francesco De Angeli per difendersi proprio da America One, che ha il suo punto forte proprio nella capacità di muoversi in spazi ristrettissimi. Infatti possiamo ricordare quanto successo proprio nella penultima regata corsa contro Luna Rossa, dove è riuscito a svincolarsi da una situazione pessima per lui, manovrando con agilità la barca attorno al battello comitato, e questo è l'effetto di questo trim tab che vedete alla fine della lama di chiglia. Questo è una specie di flap, quello che usano gli aerei per intendersi, e chiaramente si sposta aumentando la portanza della lama e del piano di deriva, è abbinato a un timone assolutamente più lungo rispetto alle altre barche, fa sì che questa barca manovri tantissimo. Per il resto le velocità più o meno si equivalgono, perché al di là della grande manovrabilità di America One, di Bolina sono molto simili e secondo me tutte e due proiettate verso un vento leggero attorno ai 10 nodi.
qui ci sono 8-10 nodi di vento, le due barche si stanno incrociando proprio adesso davanti a me, sono qui a fianco della barca giuria, della barca comitato, stanno incrociando e camminano abbastanza bene. Non c'è molto mare, la folla delle solite occasioni della finale della Louisville Cup, circa 200 barche, tutte molte molto grandi e quindi molta gente. Non deve ingaggiarsi naturalmente, se vuole stare sulla destra dell'avversario, se si ingaggia naturalmente è una situazione di pericolo. Ecco, e questa è una penalità sicuramente a uno dei due, vedremo cosa deciderà l'arbitro, ed è una penalità per Luna Rossa. A quest'isola grande ci possono essere dei tanti di vento che io prevedo quasi tutti verso sinistra, cioè un guadagno sulla sinistra, per cui dovremmo essere avvantaggiati nella posizione in cui siamo in questo momento. Costecchi ha chiamato la virata a Caillard, evidentemente c'era uno scarso di vento, cioè il vento era girato leggermente sulla destra, per cui decidono di andare all'incrocio con Luna Rossa. Passeranno dietro. Beh, hanno le mura dritte in questo caso perché appunto il vento gli batte sulla murata destra, vedete l'incrocio, naturalmente Luna Rossa dovrà o passare avanti, agevolmente davanti, oppure manovrare per dare e cedere il passo a America One. Sì, bene, bene, è quasi una lunghezza e mezza davanti, per cui cominciamo bene dal punto di vista della velocità. È un brutto momento questo qui, si è avvicinato tantissimo, sono 40 metri oramai le due barche. È un arrivo, guarda, un arrivo proprio, guarda, si è riaperto in modo incredibile. Se riesce a tenerlo dietro quella quarto di lunghezza che io vedo, mi sembra una mezza lunghezza. Stramba, Francesco! Deve strambare assolutamente in contemporanea, Francesco, vai, infatti manovra, benissimo, benissimo. Ottima scelta. Però deve urzare assolutamente, deve urzare, deve gonfiare il Jenacher, non stare appoggiato, perde velocità Francesco, deve urzare. Sicuro che Gaillard, ma siamo più vicini alla linea d'arrivo. Infatti sì. E aspettiamo fino a questo taglio di traguardo. Infatti, stramba, stramba, Gaillard non ha più peggio possibilità. Per lui. Deve andare dritto, deve invece continuare fino alla ley line della boa. Ha già tagliato in pratica, è fatta. Ecco. Via, fine. Vai. Ha sparato. Non ancora, no. Manca qualche metro cino, ma è fatta. Aspetta, aspetta, aspetta. Lo vedo. E vai, è andata. È un knockout la prima ripresa, naturalmente, fatica poi a recuperare, però abbiamo visto in questo mare succede di tutto, è veramente difficile navigare, qui dobbiamo aspettare di tutto. Cielo subito ragazzi, veloci! Si è tornata una caramella, una brutta strambata, dovrebbero ammainarlo e issarlo di nuovo, un peccato perché perderà tantissimo Luna Rossa. Sotto secondi, una regata incredibile. Naturalmente deve tenerlo gonfio il più possibile, preparando uno nuovo e poi in velocità e sostituirlo. Fortunato Caillard in questo secondo giro, sia di bolina sia in questa poppa, ha scelto la manovra opposta all'avversario. Beh, noi abbiamo avuto un problema con la parca degli spettatori, la seconda bolina che praticamente per non passare dentro le barche siamo stati costretti a tirare, lì insomma, abbiamo perso. E poi in poppa che pensavamo che il vento tornasse sulla destra e invece è andato a 30 gradi dall'altra parte. E oggi possiamo proprio dire che è stato il vento, no? A far perdere la regata Luna Rossa, più che le scelte, anche se decisamente un appunto bisogna farlo per la scelta di non andare vicino all'avversario quando era in difficoltà nella seconda poppa,
Questo doveva fare Torben Grail, portare la sua barca e il suo equipaggio vicino all'avversario. Stare vicino in condizioni di questo tipo è fondamentale per poter gestire poi la regata e quantomeno avere una possibilità di recuperare anche se si subisce qualche metro di distacco. Sono vicinissimi, vicino, sono vicinissimi. Guarda, guarda. Gli prende le mura dritte, guarda. Deve manovrare Caillard, deve manovrare. Guarda, rischia di straorzare, guarda. Rischia la penalità, di sicuro, rischia la penalità. La prende anche. Ecco, guarda, è il doppiato fuori il sistema. Adesso devi possiamo usare da tutto vento finché vogliamo. Torben, Kyle, chiede penalità. Ha rotto lo Spinnaker, vai, grande. Hanno straorzato. Ha straorzato e l'abbiamo passato. E penalità. A questo punto è il pigmento verde. Il problema è che è l'erba verde. È il pigmento verde, il colmare che c'entra. Oh, non c'hanno neanche il Genoa in coperta. Non c'hanno neanche il Genoa in coperta. Ha qualche problema? Sì. Ascolta. Perché non riesce a... Ha mollato. Sì. O problemi all'albero o problemi alla scorta. Sì. Ha qualche problema col Caillard? Sta mainando il Genoa, si ritirano. Colpo di cannone, grande vittoria per Luna Rossa, veramente una bellissima regata. 2-1. Ha interpretato alla perfezione il campo di gara, le condizioni del vento, è riuscito in poppa a mettere in difficoltà Caillard proprio sul suo terreno, gli ingaggi. È stato bravissimo Francesco a cercarsi quella manovra da sottovento, è arrivato a mura dritte. Stanno avvicinando la ley line di sinistra. Pronti a strambare? Pronti a strambare? Vieni qua, c'è tu! Stramba! Grida di America One, apri! Non gli concede di strambare. Stanno piccando! A Caillard e protestano, perché? Perché gli è strambato davanti, non aveva il diritto di farlo. Devo orzare Francesco, ovviamente prende una penalità. Orza Francesco, vai, devi andare sopra dentro. Ha rotto la scotta anche Luna Rossa, ha rotto lo spinnaker ancora Caillard. Deve recuperare, ammainare probabilmente lo spinnaker Luna Rossa, altrimenti piano piano va a scarrocciare addosso all'avversario. Non avvicinarti troppo. Ma lo sta cercando Caillard adesso l'avversario, lo sta cercando, è lui che cerca di avvicinarsi. Certo, ma deve orzare assolutamente, deve tirarsi via. Può farlo fino a un certo punto lo spinnaker in quel modo, però. Si sta provando, guarda, orza di continuo. Perché non ammaina? Perché è bloccato, sta davanti alla prua, guarda. Stramba ancora, e la si trovano prua a prua. Mi fa il giro, mi gira dietro, mi gira dietro. Perché è troppo vicino all'avversario. Tira su, addirittura pronto a tirare su il Genoa. Ha tirato su il Genoa Caillard per manovrare meglio. Continuiamo ad avere invece uno spinnaker che è assolutamente inutile. In netto difficoltà Caillard. Lo vedo andare avanti, vedo la vela bianca che si sta ponendo dentro. Guarda, sono guarda. Di fianco loro. Sei ingaggio o no? Sei ingaggio o no?
È quella decisiva. Mi ha dato una penalità, lì. Vero? A chi? A Caia. Può andare a strambare Luna Rossa adesso e vincere la regata. La vince. Guarda che Cagliardo ha una penalità. Ha una penalità a Cagliardo. Sono qui che guardo, sono qui che guardo. La testa, la testa. Dai, digli che strada, che vada via di lì. Non vuole andare. Non gliela fa fare. Una destra, una non destra. Non gliela fa fare, sennò lui orde, capito? Vai dentro. Va dentro così lui. Ecco, taglia una destra. Ma c'è la penalità o no? Sì, almeno così mi ha detto qui. Mauro! Sì, hai vinto, vinto. L'hai vista? Non vi sento più. Siamo svenuti anche noi. Siamo venuti anche noi. Che regata! Che regata! Questa qua non è una finta di Caiardo. Fermo che torna! Fermo infatti, che torna! Si è fatto prendere. Ma non si può fare una manovra di questo tipo perché questo vuol dire perdere tutto quello che si è guadagnato. Una doppia strambata. Bamba! Bamba! Confusione naturalmente a bordo di Luna Rossa. E sgonfia lo spine che era ancora a Caiardo. Attenti alla straorza. La orza pazzesca. Che di... successo di tutto, qua. Saltato il buono, ha saltato la scotta di destra dello Spinnaker. E poi è successo di tutto, una straorza pazzesca. Che è successo, Mauro? Guarda, non dico perché mi verrebbe male. Cerca l'ingaggio Gagliard e non riesce ad ottenerla. Per adesso no, adesso prenderà l'onda e si ringaggerà di nuovo probabilmente, molto vicino alle due barche. Mamma mia. Ha perso la onda Caiar, per cui non c'è ingaggio, sono dentro le due lunghezze, per cui può strambare davanti Luna Rossa e girare la borda. Di ammainata di Spinnaker è andata verso prua lo Spinnaker, per cui probabilmente una scotta è passata sotto la prua e è andata probabilmente a prendersi tra il bulbo e il timone, probabilmente non so esattamente dove dove stanno pescando, direi sì, dove eccola, eccola recuperata, una manovra non senza qualche rischio, è una vera, una pezza di vera, pezzo di vera. È un pezzo di spina che naturalmente che si è strappato nella... tra il bulbo. Questo dà fastidio. Forza Luna. È andato benissimo. Guarda l'impanata. Forza Luna. Due onde ancora e si andava avanti. Forza Luna. Continua ad andare alto. Una cosa da poco proprio, Ecco che lui è partito a canna, E adesso sta andando forte anche Caiardo, ha preso l'onda anche lui. Vince per mezzo lunghezza, guarda, vince per mezzo lunghezza, guarda questo dove si è messo. Chiunque vinca vince per poco, purtroppo è partito anche lui. È partito anche traguardo, lui. Ha tutto il traguardo davanti Caiardo. Mamma
Mamma mia. Niente da fare, Cino, vince le Cagliari. Sì, l'ho visto anch'io. De Angelis, il suo prodiere, il suo tattico hanno voluto quella parte decisamente perché l'hanno impostato dai 3 minuti della partenza, volevano andare da quella parte. Secondo me lui vuole andare direttamente sulla destra, si è visto in lontananza una barca a vela che navigava con il vento tutto sulla destra e infatti non ha, nonostante lo scarso, non ha virato in controllo dell'avversario, vuole proprio prendersi un margine di vantaggio per la direzione del vento, non vuole controllare l'avversario oggi. Sì, è stato bravo a rischiare, è andata bene, adesso bisogna prendere atto che anche per lui è stato un rischio, spero che a lui è andata bene. Ma anche domani sarà una gara eccezionale perché il mezzo c'è, l'equipaggio è altrettanto, non sempre può accadere di prendere sempre costantemente decisioni sbagliate, quindi tra l'altro una sola è stata fatale, perciò c'è tutta la possibilità appunto di pareggiare e dobbiamo crederci assolutamente. Oggi è un giorno anche oggi difficile per i due tattici. Questa della Randa 1 mi piace come scelta perché è una scelta decisa. Il vento così sta incrementando o rimane stabile? No, stato? Sempre sui 12 nodi. 12 nodi va benissimo, il suo range è buono. È aggressivo oggi De Angelis. Perginoia in un poco, guarda. Va in cerca ancora della protesta. Abbiamo l'ingaggio da sé. Buona partenza, vedremo se la scelta appunto è quella giusta perché naturalmente in questo caso andrà a navigare sulla parte sinistra. Viene in questo momento America One, si porta sopravvento all'avversario ma molto più veloce e stringe il vento meglio Luna Rossa. Questo è il massimo destro anche. Il massimo destro diceva Torben, però si è ridotta a 140 metri la distanza in altezza, vuol dire che nonostante il vento abbia girato sulla destra, che doveva favorire il Caillard, sta guadagnando Luna Rossa. È andato a 2.14, era 204. Però cazzo, capito? È 20 minuti che navigavamo mura dritta con un'unica. È giusto l'arrabbiatura di... Va a virare addirittura Caillard, per cui tutto da dire questo, probabilmente stava perdendo in questo ultimo momento, ma vuole avvicinarsi alla boa Caillard e avere ancora il muro dritto. Ma non è un imbarazzo giusto di Torben che avrebbe voluto virare molto prima per poi tornare sulla sinistra e in virtù della velocità migliore sfilarsi dal controllo dell'avversario. Carica, 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 carica! Molla un filo di volante, molla un filo di volante. Vittore, metti uno da volante buono, eh? Raffica in 15. Sono quasi tornati alla lane line. Se riesce a prendere la boa è un gran momento per Luna Rossa, perché dovrebbe fare due manovre Caillard. Questo vorrebbe dire guadagnare tantissimo. Ottimo, ottimo per Luna Rossa. Va a virare Caillard. È dietro, nettamente dietro. E va in boa ad una rossa. Matteo, un minuto per cosa? 20 secondi a salvare, questa è la lenta. Ma questa allora dobbiamo andare. Andiamo ragazzi, pronti a salvare. Un po' più veloce Caillard. Apri! Quindi anticipano un po' la manovra rispetto a quello che avrebbero voluto fare. Giusto, giusto, così hanno ancora un po' di margine sottovento in caso una baruffa di orzate naturalmente. Alle mole dritte Luna Rossa dovrà manovrare in qualche modo Caillard. Però cercherà di coprire l'avversario naturalmente e infatti stramba per... Adesso bisogna tenersi in questa posizione. Dai!
Già è stato il Genoa giustamente per non essere... Quanto manca la boa? Nei problemi. Luna Rossa si avvicina all'avversario. Lo porta lontano dalla boa. È un po' la manovra fatta prima in bolina, no? Cazza! Cazza! C'è Bassani che chiama... Cazza! E questa è attraversa la penalità. Qui c'è da divertirsi adesso. Blu. È blu. Penalità a Cagliardo. Guarda, 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 hanno perso anche il controllo dello spin, del tutto. Noi abbiamo lo spin a mare. Un pochino. No. Ottimo, nel momento della penalità ha ammainato lo spin che giustamente è Luna Rossa e andrà a prendersi giustamente la lane line per andare sulla boa. Non è in controllo ancora dello spin che è il Cagliard. Va a strambare Luna Rossa. Non può strambare Cagliard ancora. No, il tangone su. No, e tra l'altro lo fa in questo momento in ritardo. Volate, gola grande. Bella manovra, veramente bellissima manovra di De Angelis, che è molto aggressivo oggi, così lo vogliamo. Ok, cazzo. Ma noi cosa abbiamo fatto adesso? È vicino adesso, è a una lunghezza in pratica. Sta sempre un angolo più stretto Cagliard, per cui guadagna. Guarda, lo tengono così, va più che bene, guarda. Tende bene, toglimi il giro, toglimi il giro, toglimi il giro, toglimi il giro. E 5 di là. C'è la penalità ancora, no? Per cui ci mette pure un momento in tempo, chi se ne frega. Infatti, basta prendere l'ingaggio e stare lì. Possiamo sempre usare, capito? Su di lui come abbiamo fatto prima. Esatto. E allora? Noi andiamo all'arrivo e calmi. Esatto. Da lì come fa lui a fare due strambate ad arrivare qua? Lui può rullare, andare là avanti. Non vedo più niente. Tranquillo, è davanti, Cino, è davanti. Anche davanti. 100 barche davanti a me adesso. Ma fa niente, ci raggiungiamo noi. Taglia anche davanti Luna Rossa. Siamo anche avanti. Grande regata, ragazzi, grande regata. Fatto. È davanti e sta tagliando il traguardo in questo momento Luna Rossa. Mancano 10 secondi. Ragazzi. Boom. 3, 2, 1, GAN! Dentro! Bravi ragazzi! Evviva! Bravi! Adesso sono cazzi domani, Bravi ragazzi! Domani come i bambini! Bravi! Va a accelerare Cagliard, devi fare altrettanto Luna Rossa. Gatta, gatta! 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 Buona partenza, buona partenza! Ottima partenza di Luna Rossa! Poteva partire leggermente in anticipo, non era così vicino alla linea, però è vicinissimo l'avversario, in difficoltà dovrà virare assolutamente. Occhio che è molto svelto lui! Ha guadagnato Luna Rossa, ha guadagnato. Via! Adesso bisogna mantenere questa distanza attualmente, poter virare davanti all'avversario per affrontare l'ultima parte della bolina, perché sono molto vicina alla lane line di destra. Infatti vira subito Cagliard proprio per non andare troppo sulla destra e subire il controllo finale da parte di Luna Rossa. C'è un po' meno vento qua.
Orben, dimmi. Quando vogliamo tornare a prenderlo? Qua, raffica! Deve semplicemente posizionarsi davanti all'avversario. Luna Rossa così ha fatto e ci sono delle raffiche davanti alle due barche, sì, perciò le prenderà prima Luna Rossa e riuscirà a scendere per tagliare la linea di arrivo. Se la ride già Matteo. Matteo Plazzi ride assai meno Gaillard. Oggi veramente, è come tutte queste finali, ha corso veramente bene, ha regattato come solo lui sa fare, non ha fatto errori, ma il mezzo è leggermente inferiore a Luna Rossa e soprattutto il ritrovato gruppo a bordo ha consentito... Prima ancora del traguardo, è Coppa America. Ci siamo. È Coppa America davvero. Coppa America, Cino! E sentiamo sì, Cino! Cino! È una cosa favolosa! È bellissimo, guarda! Essere qui è bellissimo! Devo ringraziare moltissimo chi mi ha fatto venire fino qua!